È per te, Katrin Hale. Katrin, Lizzie, come hai fatto a trovarmi? Sono giorni che ti cerchiamo, siamo stati in ansia, non hai letto i messaggi? Mi dispiace, Katrin, io non li ho letti. No, è che mi si è scaricato il telefono e non avevo il caricabatteria. Lizzie, ho saputo di Jeremy e Franny. Che intenzioni hai? Vuoi scappare? Te ne vai? Non lo so. Io ci ho pensato, in realtà. Anzi, non ho pensato, ho solo reagito. Ho guidato fino a Jacob's Ladder e ho fissato il vuoto per 16 ore. Ho dormito in macchina e ho guidato ancora. Finché ho visto il cartello per Sedona che mi ha ricordato il mio ex fidanzato. Un momento, come facevi a sapere di Mark? L'hai detto a Franny mentre eravamo in banca. Che l'ha detto a Jeremy. Come mai sei laggiù, Lizzie? Ero in macchina. Quando ho ricordato quel periodo, quando Mark mi lasciò da un giorno all'altro, cambiai. Cercai un'altra scuola perché non riuscivo ad accettare il suo rifiuto. O non riuscivo a elaborarlo. Fuggii. Non ne parlai con nessuno dei miei amici. Sparii e basta. Sono venuta a cercare delle risposte dal mio ex. Voglio sapere perché faccio scappare le persone. Non sei tu, tesoro. La gente scappa, ha paura, si ferisce a vicenda. Questa è la vita. Perché non torni a casa? Ti devo raccontare un sacco di cose. Sam Blackwell? Sì. Sei sorvegliata, hai scritto. Cosa? Andiamo, c'erano le tue impronte sul biglietto. Sei uno sbirro. Lo sai benissimo. Dai, racconta, chi ti ha costretto a farlo? Se te lo dico, parlerai col mio agente di sorveglianza. E perché lo stiamo facendo qui e non in centrale? Un mio amico, Skit. Solo Skid? Skit McCormick, è uscito ora dal carcere, ma è stato un altro detenuto a chiederglielo. Così gli ha dato $1000 per questo lavoro. Skit era troppo nervoso per farlo. Mi ha chiamato e me ne ha offerti 500 per Hai sostituirlo. detto che è uscito adesso? Quando? Il giorno Tipo esatto. 2 giorni fa. Ti ha mai parlato di Lucas Dalton? Sì, è quello della famosa rapina in banca, vero? Già. Si vantava di essere in cella accanto a lui. È diventato una celebrità là dentro. Cioè, ti ha fatto qualcosa? Come? Chi? Non c'entra niente lui. Ciao! Egan, che cosa ci fai qui? Cucino, ho fatto un po' di caos. A quest'ora sono le 4. Jeremy avrebbe voluto esserci senza essere invadente, però vuole parlarti. Beh. 3 giorni. Lo sappiamo. No. È da quanto sapevo di essere incinta. 3 giorni e non l'avevo detto a Jeremy. Abbiamo dormito insieme, mangiato insieme, siamo andati al lavoro insieme e niente, non gliel'ho detto. Se gliene avessi parlato prima di entrare in banca, sarebbe stato tutto diverso.
Questo è vero, ma guarda cosa ti perdevi. Eri tu quella che voleva che restassimo in contatto, sbaglio? Che stai preparando? Indiano, perché so che è il tuo preferito. Volevo cucinare vegetariano, solo che, visto come stai, è meglio non uscire troppo dal seminato. Ehi. Hey. Katrin mi ha detto che avete un sacco di cose da raccontarmi. Ora siediti e cena con calma, ok? Dai. Perfetto, 2 o 3 minuti. Skeet McCormick ti saluta con affetto. Perché quel biglietto? Per avvertire Lizzy, ovviamente. E chi ti ha detto che era sorvegliata? Il mio avvocato. Ha avuto una soffiata, mi ha messo in guardia. Una soffiata da chi? Da un federale. FBI? Chi altri? Lo sai che ci sorvegliano tutti? Non ne avevo idea. Che motivo hanno? Volevo chiedertelo. Credevo che sorvegliassero solo lei a causa mia. Una volta è venuta qui e un paio di volte in ospedale. Mancano $200,000 dal vostro bottino. Ne sai qualcosa? Niente. Sul serio? Perché dovrei? Avevate un complice. Che cosa? Qualcuno che era dentro la banca. Sì, a fare cosa? Non lo so con certezza. Tu credi che Lizzy fosse coinvolta? Può essere. O forse le hai mandato il biglietto perché sapevi che avrebbe informato gli altri. In ogni caso, hai completato l'opera. Tu sei pazzo. Davvero? Sì. Ora voglio che mi guardi negli occhi e che rispondi. Era coinvolto qualcun altro nella rapina? Uno di noi. E non te ne saresti accorto in 52 ore? Non hai ancora risposto. No. Solamente io e Randall. Non mi convinci.